it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Hello! Bonjour à tout le monde! Je suis le tornato! Oui, oui!
sti francesismi di classe. Je suis le tornatore, no? Credo sia una citazione dei Simpson. Mi ricordo che nei Simpson mi ha detto una cosa del genere. E da sempre l'ho sentito, ho detto, mi faceva troppo ridere, io dico da sempre, je suis le tornatore. Andy Rick, grazie all'abbonamento con Prime per 15 mesi. Tanti mesi. Sei anche founder. Perché non mi fanno personalizzare prima del founder? Lo stemma del founder. G-Guid, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta. Se non fai parte del gruppo di Telegram, adesso che sei abbonato, ovviamente non fai parte del gruppo Telegram perché non sei abbonato, ora che sei abbonato puoi far parte del gruppo Telegram. Chiedi a psicognomo se vuoi entrare. Qual è il gioco preferito? O Sekiro o Monster Hunter? Puoi personalizzare stelline che appaiono sugli stemmi di livello 2 e 3. Ah, ho fatto anche quello. È vero. Non ho avuto ancora tempo di caricare le emotes, la roba su Twitch, mi dispiace, gente. Fine settimana, entro fine settimana vi prometto che lo faccio. Però ho fatto pure quello. Non so se verrà bene, devo ancora testarlo, quindi non ve lo faccio vedere per il momento. Però ho provato a fare una mia interpretazione di appunto le stelline personalizzate per il tier 2 e il tier 3. Vediamo, ah, never mind. Non sono sicuro che sarà quello lì finale, però non mi viene in mente nessun'altra idea per il momento. Quindi, anche nel caso non fosse il massimo, potremmo utilizzare a livello in modo, diciamo, temporaneo quello, e casomai in futuro potremmo cambiarlo. E nella promessa, se non lo mantieni, mi paghi 200 euro di stipendio settimanale? Yes. Prima o poi avrò anche la mia prima personalizzata. È il giorno in cui puoi tenere di personalizzarla volentieri. Però per il momento non posso ancora fare nulla di simile. Sei morto. No, non sono morto, non è un problema. Le mie promesse non valgono nulla, quindi anche se non lo faccio, va benissimo. Manishman 64? L'obiettivo è quello. Devo ancora finire di editarlo. Infatti se riesco a finire di giocare a Manifold Garden prima delle 11, in realtà sono contento. Perché così possiamo fare anche una live un pochino più breve. Però si vedrà. Tra l'altro, appunto, ricordate che anche ieri avevamo problemi di audio mentre giocavamo ad Animal Crossing e non sappiamo perché, what the fuck. Ho registrato Mario 64 e non mi ha dato problemi, quindi il problema è di Streamlabs. Solo che non è una cosa che posso modificare io, non so che cazzo sia, onestamente. Boh. Perché se registro l'audio del gioco funziona, ma soltanto su Streamlabs non funziona, è un casino. Ma per il gioco non mancano tipo 2 ore e mezza? Dicono di sì, dicono che dovrebbe durare ancora un bel po'. Tecnicamente non dobbiamo riuscire fino neanche oggi. Però da quello che abbiamo visto nell'organizzazione del gioco, a me sembra di essere alla fine. Quindi si vedrà. Ottima, insomma, perfetto. Se vogliamo, come volevo io, recuperarmi prima o poi i giochi di PlayStation, l'esclusiva PlayStation, e faccio una bella serie dove ci giochiamo un po' di esclusiva PlayStation, al momento sarà difficile, visto che non riesco. Mi causa problemi. Ma che cazzo? Hai buggato tutto. Hai buggato tutto, Scatchman. Va bene, grazie a voi, ho comprare per 5 mesi. C'ho qua la schermata di Twitch buggata. Fatemi un secondo di caricare. Ecco qua. Qui si vede meglio. Ah, c'è Hype Time livello 1. Nice. Cioè, potremmo farlo a livello 1. Bella, Kiko, che taglio di capelli aggressivo e baffo la moschettiera, visto? Incredibile. In realtà mi piacerebbe pure mettere un secondo meglio a posto la barba, perché qua inizio, che qua non c'ho molti peli. Però i peli che c'ho stanno diventando lunghi e secondo me sono brutti. Santo che non ho un rasoio fatto per bene per fare roba del genere, quindi beh. O la taglio a zero o niente. Quindi per il momento è lasciato tutto al caso. Capelli invece lo volevo fare da un sacco. O togli tutto o lasci tutto. Non lo so. Ah, ho tanti capelli. Aiuto. Andare al barbiere per farmi la barba, no? Che cazzo. Ah,
Ah, troppi capelli, non sono abituato. Ce l'ho da un po', ma sono incasinatissimi. Stanno benissimo. In realtà è un taglio di capelli quello di farla tipo così. Devi farli per bene, ovviamente, adesso non sono fatti bene. Però mi starebbe talmente tanto sul cazzo, perché a me non mi piacciono i capelli in faccia che col cazzo. Basta non la mettere la schiuma, barbiere dove? Vabbè, se li tagli a zero, sì, è facile. Il fatto è che io c'ho il rasoio elettrico, ma non c'ho il rasoio elettrico dove puoi modificare la lunghezza. Ho tutto o niente. Sono troppo strani non legati. Tecnicamente è un taglio di capelli, però mi sta sul cazzo. Il motivo per cui ho fatto questo taglio di capelli qua è proprio perché non li voglio in faccia. Ecco perché la babbo niente tutta. Sì, sì, esatto. Non ci sono molte altre ragioni filosofiche dietro. Sono bellissimi non legati, ma non mi piace starci dietro, per questo ho fatto questo taglio di capelli. Cioè, io dico sempre come cosa. Io se potessi, me ne fregassi proprio al 100% il cazzo di fare rasati. Tanto che me ne frega un minimo, quindi evito. Dove lo giochi Manifold? Su l'Epic Game Store. L'ho preso su Epic Game Store perché su Steam non c'è ancora. Però volevo giocare su PC perché mouse e tastiera è molto meglio per giochi in prima persona, quindi. Già sono sopravvalutato. No. No. Secondo me no. Hai visto un film dello studio Ghibli? Yes, il mio film preferito è un film dello studio Ghibli. Si alza il vento, è il mio film preferito di sempre. Bitti, grazie all'abbonamento con Prime per 13 mesi. Buonasera. Complimenti per le vittorie in Fall Guys. Non ti ci vedrei mai rasato. Ce l'avevo da piccolissimo avendo i capelli rasati, perché i miei genitori erano tipo, che cazzo se ne frega, me li rasavano. E mi andava bene perché non ce l'avevo in faccia. Poi ho passato anni con i capelli confusi, fino a tipo la prima liceo dove mi sono fatto tagliare i capelli che vedevate in tutti i vecchi video. E da lì in poi ho fatto... L'unico momento in cui l'ho cambiato veramente è adesso, che mi sono fatti crescere un minimo. Giocherà anche Super Mario 3D World che uscirà a febbraio. Grazie per la risposta. PS bei capelli. L'ho giocato di sicuro 3D World che uscirà a febbraio. Devo decidere il come, perché avrei due idee a riguardo. Tre idee a riguardo contemporaneamente. Devo uscire una delle tre, perché non posso fare tutte e tre assieme. A quanti sub sei? Vediamo. Abbiamo iniziato con... Da quando sono tornato con 90 sub. Eravamo a circa 90. Adesso siamo a 222. Per un'ipotetica nuova emote dovremmo arrivare a 300, se non ricordo male. Quella è molto poco probabile. A 500 sub rasati live i capelli. No. Non faccio promesse del genere, no. Pensi che i giochi Nintendo avrebbero più successo se ci fossero porting anche su altre console? Beh, automaticamente sì. Se puoi giocarlo su altre console e non tutti hanno la Switch, ovviamente, più gente comprerebbe il gioco. Quindi, ovviamente, ma come ogni gioco che è esclusiva, se non fosse esclusiva, automaticamente venderebbe di più, ma è normale. Però c'è un motivo perché non fanno l'esclusiva. C'hanno le ragioni. Giocherai mai a Fall Guys Live in futuro? Fatto altro giorno, però di sicuro si farà. Si farà di nuovo. Dovrei farla io quella LOL. Un FPS che non ti dispiace? Doom 2016. Di sicuro voglio giocarmi anche Doom Eternal. Appena ci voglia. A momento sei più verso comprare PS5 e Xbox Series X. Automaticamente PS5. Perché a me piace comunque essere aperto a tutto il mondo dei videogiochi. E i giochi di PS5 non abbiamo la certezza che usciranno su PC. E anche se escono su PC, non escono su PC subito. Xbox Series X, ogni gioco esce anche per PC. Quindi avendo un buon PC, non mi compro un Xbox Series X, mi compro la PS5, logicamente. Anche perché le esclusive potenti che ci sarebbero su Xbox al momento attuale nessuna mi sconfiffera. Anche dopo l'acquisizione da Microsoft di
Non mi ricordo mai la compagnia madre, ZeniMax, ovvero Bethesda. Bethesda me ne frega un cazzo. Bethesda, mi rendo conto che è un acquisto importantissimo, ma a me non mi fa una piega. Ah, non posso giocare ai giochi fatti da Bethesda e pubblicati da Bethesda? Ah, cambia molto. L'unico gioco che ho giocato negli ultimi anni è Doom 2016 e giocherò a Doom Eternal. Per il resto non gioco nient'altro di loro. Che appunto è pubblicata Bethesda, non fatto. Lo ricordo sempre perché non voglio che vengano troppi crediti a Bethesda nel loro programmare. Ho visto, aspettate. Datemi un secondo. No! Che cazzo ho fatto? Qua. Volevo condividere questo. Cosa su cui comunque non credo, perché potrebbero benissimo anche non finire comunque i giochi, che mi sembra molto più probabile. Chi ha più bug, Bethesda, Microsoft, Twitch e Streamlabs? Io voto Bethesda. Allora, cari addio, ciao! Ha sentito della richiesta a Sony di comprarsi Konami? Della richiesta? O dei rumor? Richiesta è strana da dire. Abbiamo fatto l'hype train livello 1. Si può pure modificare tecnicamente l'hype train, dove puoi cambiare il numero di abbonamenti necessari per attivarlo e per decidere quanto va avanti e quanto meno. Però a me piace tenerlo il livello base, che secondo me ci sta. Non voglio fare ogni giorno il hype train livello 5 perché abbasso tutti i requisiti troppo. Ma vabbè, senso. Mi piace tenerli normali. Io non vedo i sondaggi. In questi giorni qua c'è un sacco di gente che dice che non vede i sondaggi. Quindi tutti avranno il Game Pass per i Bethesda. Yes. Yes. Quello di sicuro, per forza. A 1000 sub prendono un uccello, dipingono di blu e chiamano Chop. Prendono un uccello blu e basta? No. Comunque non prenderei un uccello. Non lo so, non mi ispira troppo prendere un uccello da mettere in casa. Non perché mi stanno sul cazzo, ma perché... non lo so, si sento una storia anche brutta a riguardo. Non mi fa neanche troppo impazzire di prendere un uccello e metterlo in casa dove non può troppo volare, non lo so. Non mi fa impazzire. In che senso storie brutte? Nel senso che gente che non riesce a stare dietro i propri uccelli perché fanno molto rumore, sono abituati appunto a fare le cose normali che farebbero in natura, però la gente poi li costringe a non farlo, vivono una vita un pochino depressa e muoiono presto. Succede un sacco di volte, a me non piace come idea, quindi eviterei. Probabilmente puoi trattarlo super bene e può andare benissimo, però preferirei prendere un animale sopraddomesticato come un gatto. Gatto gliene frega un cazzo. Gatto in casa, mangia, dorme, fatto a posto tutta la vita. Prendi un gatto e mettigli le ali blu. Se si prende un animale domestico prenderei un gatto, ovviamente io. Perché sono un tipo da gatti, però. Non so se succederà mai. Prendi un tizio domestico. Ti posso assicurare che vogliono anche un sacco di coccole. Sì, lo so benissimo, però è comunque da gestire bene la cosa. Devi informarti molto bene, devi starci dietro parecchio. Io ho un cane che si comporta come un gatto. Ah. Huh. I gatti sono pigri come il padrone che non gli vuole addestrare. Io ho visto gatti che vengono pure portati fuori con il guinzaglio e tutto, che fanno un sacco di roba, quindi
Gatti possono fare anche loro un sacco di roba. Tanto che di solito la gente ha appunto la prospettiva che il gatto non fa niente e che lo lasci lì tranquillo e se ne sta lì tranquillo. E ovviamente se lo lasci tranquillo e sta lì tranquillo, ci rimane. Sì, sì, prova anche a fare roba e tutto, puoi farlo. Quanti giochi hai di Nintendo 64? Zero. Non ho il Nintendo 64. Forse ce l'avevo come console in casa per un breve periodo di tempo perché ce l'avevo le mie sorelle, però poi se lo sono portata via di sicuro. L'unico gioco che ho è Super Mario 64, ma lo gioco su Switch, quindi non so se conta. È un gatto che esce di casa la sera e torna al mattino. Anche quello lì non mi dispiace come idea. Sono sempre preoccupato. Sarei sempre preoccupato per una cosa del genere. Però c'è un sacco di persone che fanno uscire il gatto, secondo me è giusto. Sì, ho anche delle sorelle. Due. Sorelle da parte di mio padre, non di mia madre, però. Poi, sorelle. Tu hai pure un gatto che ogni tanto spawna da te. Vabbè, c'è un gatto che ogni tanto quando fa freddo viene in casa mia perché si vuole un pochino riscaldare. Perché d'estate non viene mai, viene soltanto in inverno. E non mangia da noi, quindi vuol dire da di qualcun altro. Come due, è rimasta due. No, due. Secondo te la 3D Collection di Mario è uno scam da parte di Nintendo? Scam è una parola fortissima. No. Non è un'offerta molto buona, ma non è uno scam. Sapevi che la maggior parte dei gatti bianchi sono sordi? No, non lo sapevo. Aspettate. Sta iniziando a fare un po' di caldo, non ho voglia di levarmi la felpa, quindi apro la finestra. Ragionamento perfetto. Tra l'altro qua sta piovendo anche oggi, ma per fortuna non sta piovendo come ieri dove stava cadendo il mondo e c'erano pure dei lampi e tuoni incredibili. Oggi sta semplicemente spiovicicando, quindi va bene. Evoluzione, come l'ho detto. Hai più voglia di alzarti e di toglierti la felpa? Se mi levo la felpa comunque mi alzo, perché se mi levo la felpa mi denudo completamente. Non so cosa vuole Twitch, quindi per sicurezza comunque mi sposto. Perché non prendi un Rathalos, lo dipingi di blu e lo usi come animale domestico? Intendi un Rathalos blu? Azzurro, anzi, esiste Rathalos azzurro? È un mostro dimostrante Rathalos azzurro, quindi al massimo prendere direttamente quello. Non lo so. Il fatto è che non voglio collezionare roba, perché se metto a collezionare roba alla fine a me i mostri dimostranti mi fanno impazzire. Non mi dispiacerebbe una statuetta di un mostro dimostrante, però contemporaneamente non voglio mettermi in una situazione in cui inizio a comprare action figure e roba simile. Quindi non faccio una del genere. Ti prenderai gli amiibo quindi? Non lo so, sono tentatissimo. Quando li faranno vedere meglio e saranno disponibili per acquisto potrò decidere. Al momento non sa neanche il prezzo, quindi per il momento sono a posto. Ieri notte mi è piovuto sul letto. Anche a me in passato ogni tanto mi pioveva un minimo in casa, perché c'erano delle minime infiltrazioni, c'erano dei problemini che poi abbiamo risolto. Però mi pioveva sul computer inizialmente, perché ero proprio nella stanza giù e iniziava a cadere sulla scrivania l'acqua. Gocce d'acqua, non troppo, però gocce d'acqua ed era panico. Non si è mai rotto nulla per fortuna, perché sempre presa il tutto molto in fretta, però è successo. Le Funko Pop ti piacciono? No, non mi piacciono. So che c'è già un sacco di gente che è fanatica del Funko Pop. Non voglio rovinare quell'apprezzamento dicendo che mi fanno completamente cagare, però è vero. Non mi piacciono per nulla, però ci sta che la gente le apprezzi. Tu prendessi una macchina 3D, faresti un chop 3D? Una macchina 3D? Una stampante? Da cosa viene il nome di Gravier? Gravier viene da un nome che avevo inventato quando avevo 6 anni.
perché stavo giocando a Monster Hunter, c'era un mostro di nome Gravios, era il mio mostro preferito, e quindi ho detto, creiamo un nome fantasy per me. E ho pensato, come faccio a renderlo personale? Ci aggiungo delle R perché ho l'R moscia, quindi Gravia. Facile. Cos'è questa host super chill? Stiamo per andare a dormire con questa canzone qua. Bubble Lane, Underwater. Sei più in hype per Pokémon Corona o per la PS5? Non me ne frega un cazzo di Pokémon Corona. Già quando uscirà lo giocherò, ma non... non lo so. È un periodo molto down per me con Pokémon. Sapete tipo all'epoca di quando era uscito Bianco e Nero, che c'era un sacco di gente che aveva perso la passione per Pokémon? Era successo con la generazione 3 e la generazione 5 particolarmente. Questa è la mia generazione in cui mi cala tantissimo Pokémon, l'ottava. Ed è un peccato. Patente di non macchina, scusa, ho scoperto che non sono italiano. Non so l'italiano. Stasera si gioca a Manifold Garden. Non so se riusciremo a finirlo, però voglio provarci. In ogni caso devo andare a editare il video per domani. In questi giorni qua sto cercando appunto di fare un video al giorno, perché voglio rimanere dietro a alcune idee che ho in mente io. Quindi sto cercando di tenere un buon ritmo, nonostante avevo detto che non avrei fatto un video al giorno, ma per il momento ci sta a farlo così. E nonostante siamo un video più leggero rispetto a quelli del passato, comunque ci sto lavorando tutto il giorno. Più che altro perché sto pure caricando in tempo le live su Gravera Live e sto cercando di fare cose nuove con le copertine. Non so se si è notato, però ho cambiato un pochino di roba con le copertine. Spero che siano più belle, non lo so. Ci lavoro sempre un sacco, molto più del dovuto in realtà. Se vuoi per il video di Reddit posso cambiare il nome del sub in Shoyo. No, a me è Chop Submissions. E spero che Nintendo prima o poi acquisisca Game Freak con l'IP di Pokémon. Tu cosa ne pensi? Ti mancano, mi sa, molte conoscenze, perché Pokémon come cosa è 33% di Game Freak, 33% di The Pokémon Company e 33% di Nintendo. E Game Freak e Nintendo assieme hanno creato le Pokémon Company. Quindi tecnicamente è già di Nintendo. Sotto un punto di vista preciso, al 100% tecnico, non lo è. Però è Nintendo, in fin dei conti è puramente Nintendo. È l'1% mia. Game Freak è comunque quella che conta di meno. Quella che conta di più è The Pokémon Company, che fa le decisioni ovviamente. Perché hanno creato le Pokémon Company apposta per gestire il brand, fare decisioni e tutto. Da quello che so, ovviamente non sappiamo tutto al 100% e potrebbe mancarmi qualche piccolezza che forse altri esperti più bravi rispetto a me lo sanno meglio. In più che altro mi interesso al game design di altri giochi di Pokémon e le generazioni e tutto, perché è la parte che preferisco di più. Si parla molto di più questa roba qua nell'ultimo periodo, quindi non sono tanto solido sopra come altre persone, però queste sono le conoscenze che ho io. Credo che siano comunque complete, ma non si sa mai. Però c'è un ipotetico futuro brillante, perché Game Freak adesso, se non sbagliano, spostato i loro studi e lavorano negli studi di Nintendo. Non sono più in edifici differenti, sono entrambi nello stesso edificio. Quindi maybe. The Pokémon Company è l'unione di Game Freak. Ah, giusto, laboratori. Giusto. Non è il 33% di Pokémon Company. The Pokémon Company è 33% Nintendo, 33% Game Freak e Creatures Inc. Non era Creatures Inc.? Appunto, non sono super solito su questa roba, quindi mi capita di poter sbagliare. Giocherai Breath of the Wild? Il primo l'ho giocato 2 volte. Chi
Che reazione ha avuto quando Microsoft ha annesso Bethesda e compagnia? Appena l'ho scoperto non ci credevo, perché è una cosa assurda. Hanno fatto una mossa pazzesca. Hai già registrato Ready Time? Secondo i miei piani il video dovrebbe uscire venerdì, quindi lo registrerò o domani o dopodomani. Più che altro, più probabilmente dopodomani. Quindi, a momentatone no. Perché non hai fatto video su Breath of the Wild? Ne ho fatto uno solo su Breath of the Wild, perché era un gioco che all'epoca avevo un modo molto differente di gestire il canale e mi tornava difficile all'epoca fare una serie a riguardo. Ho però giocato tutto il gioco in live, quindi nel caso se te lo vuoi recuperare visto da me, tecnicamente c'è quello. Breath of the Wild 2 mi piacerebbe giocarlo tutto sul canale. Mi dispiace sempre l'idea che giocherei a Breath of the Wild 2 senza aver giocato l'1, però ci sta. Adesso fatemi accendere il gioco e tutto, perché sennò qua non iniziamo mai. E ho già detto che dobbiamo andare avanti con il gioco, ma se non lo apro non riusciamo ad andare avanti. Stranamente, sta grande rivelazione. Come faccio a convincerti a portare The World Ends With You? Boh, per il momento non mi interessa come gioco, perché ho visto il gameplay, non lo so, non mi fa impazzire. Non lo so. Da cosa nasce Shayu? Dal video di Breath of the Wild. Oggi funziona l'audio? Qua dovrebbe funzionare l'audio, proprio perché non sto giocando su console, sto giocando su PC. È una cosa completamente differente, in realtà. Continuo. Dovreste sentirlo, fatemi sapere se non lo sentite. E anche questo qua è buggato. Se fosse anche questo qua buggato è la fine del mondo. Cioè non posso più fare un cazzo su Streamlabs. Ah, ci eravamo finiti qua. Sì, si sente, ok, infatti. Non avevo testato, ma mi sembrava ovvio perché sono testato. Ma che bei colori qua. Il gioco comunque ha dei bei colori per me. Questi qua sono un po' strani, però le ambientazioni in generale sono molto fighe. Ok. Cappello. Adesso. Là c'è dell'acqua. Ah, ok, sì. Ci sono. Cappello di Super Mario. Il fatto che non ho un cappello di Super Mario un po' mi dispiace, onestamente, come cosa. È un puzzle game? 100%, sì, ovviamente. Un gioco con estetica del genere non può che non essere un puzzle game. Mi sono già dimenticato i dinamici del gioco. Posso cambiare la gravità in base alla parete che tocco. Ci sono switch e interruttori in base al colore dei blocchi che ci metto sopra. E posso renderizzare l'acqua. Così. Il gameplay è un Breath of the Wild adattato al touchscreen. Sì, non mi fa impazzire. Breath of the Wild non è il mio Kingdom Hearts preferito. E il touch, le roba touchscreen non mi fa anche quella lì molto impazzire, quindi... Ah no, dove cazzo sono andato? Là. Quindi non lo so. Da quello che ho visto non mi fa impazzire, però mai dire mai. Potrei comunque recuperarlo. Anzi, ovviamente se diventerà importante per la saga di Kingdom Hearts, come dice qualcuno, ovviamente lo recupererò. Tanto ho già giocato giochi di merda per Kingdom Hearts e posso giocare altri. Però sono confusissimo. Eh beh, siamo a puzzle molto avanzati del gioco rispetto alla scorsa volta. Tecnicamente non so se siamo alla fine del gioco, però forse ci siamo vicini. Qua riesco a far passare il... No. Come faccio ad arrivare l'acqua fino a quei marchi ingegni là in fondo? Non l'ho visto la scorsa volta. Sì, lo so, me l'avevi già detto. Come faccio a farla andare là in fondo? C'è un passaggio che non conosco qua. Da là in alto? Non posso là in alto, no? Potrei lanciarmi anche. Non credo. Se lo faccio cadere dove finisce? Finisce qua. Se lo faccio cadere finisce qua. Che vantaggio ci porta? Poco o nulla.
No, proprio nulla, anzi. Ok. Ah, da qua! Ah, da qua! Dove cazzo sono? Qua! Ah! È più semplice del previsto, forse. È più semplice del previsto? L'altro lato? Tutto è l'altro lato. In realtà ogni cosa è l'altro lato. Devi specificare meglio con questo gioco qua. Come faccio a salire qua sopra con questo blocco? Posso fare? Non credo. Quindi non posso metterlo là in cima e cambiare la direzione fino a là, no? Oppure sì. Sì, posso farlo. No, non posso. Sono scemo, ho fatto la stessa cosa di prima. Che cavolo, c'è un tetto, giusto? Il tetto mi frega tantissimo qua. Devo farlo arrivare qua sopra. Devo farlo arrivare qua sopra. Da qua? Da qua? Da quanto stai giocando? Abbiamo iniziato adesso stasera, però abbiamo pure giocato. Cioè, il gioco abbiamo iniziato la scorsa live, qualche live fa, anzi, quindi siamo all'incirca 3 ore dentro al gioco. 2 ore e mezza, 3 ore. Ok. E infatti arriva qua. Ok, perfetto. Trovato. I got it. Dovrebbe arrivarci, no? Sì, però l'ho messo leggermente storto. Vai. Nice. È per PC questo gioco. Credo ci sia anche per Switch. Però al momento sto giocando per PC. Ok. Quella è la zona in cui bisogna andare. Il nostro obiettivo. Che questo dovrebbe essere l'ultimo tempio che andiamo a creare con la pipì di colore. Cioè con l'acqua di colore giallo. Giallo? Colore pipì. Non l'abbiamo fatto già giallo? Abbiamo fatto arancione forse? Non era giallo? Non lo so. Però cosa devo fare qua? Che non ho ancora capito. Qual è il mio obiettivo qua? Ok, qua c'è il loop. Sto cercando appunto il loop per ritornare nel punto di partenza. Perché non avevo idea dove fosse. Ok. Ho fatto verde, rosso, rosso e blu, mi pare. Ne ho fatti 5 di 6, quindi dovremmo aver già fatto. Mi sembra di aver già fatto il giallo. Forse era arancione. Posso utilizzare questo qua? Ah no, non posso, ovviamente non posso. Stavo dicendo, posso utilizzare questo qua per renderizzare l'acqua? No, non posso. Perché l'acqua è ferma se non è del colore giusto. Ho altri colori qua, non mi sembra. Te. Ti posso utilizzare per qualcosa? Ok, viola c'è anche. Sì, viola me lo ricordo. Era il vino. Sono abbastanza sicuro che abbiamo fatto rosso, blu, viola e giallo. Credo anche verde. Però forse non era giallo, forse era arancione. Forse sono daltonico, come al solito. Ok. Ah, questa è la porta per uscire. Ma qua non mi serve nulla per spostare l'acqua. Dovrei avere questo cubo là in cima. Sì, ma come ce lo porto questo cubo là in cima?
Avrei interrotto dopo la scorsa volta, non so se è stata la migliore idea. Perché sto facendo un sacco di confusione. Forse è più semplice di prima, ma non sono più abituato al pensiero logico di questa roba qua. Lascio portare il blocco giallo. Quello lì è il blocco blu che ci ho messo io. Come faccio a portare il blocco giallo là? Cioè, io non ho trovato neanche un blocco verde per il momento. Mi manca anche il blocco verde. Non c'è un blocco verde, no? Cioè, posso fare questo? Questo mi può servire a nulla? Credo di sì, credo che in realtà mi torni utile sta cosa qua. Credo sia stata una buona mossa. Eh sì, così abbiamo almeno un passaggio per arrivare fino a là. Ora però come porto il giallo fino a qua? Come riesco a portare il giallo fino a qua ora? Che cazzo ne so io. Tu come stai? Sto bene, sto bene. Non ti preoccupare. Mi manca. Ma non c'è il verde. Mi confondo un sacco sta cosa. Non dovremmo avere anche il verde qua? Perché se non posso renderizzare il verde, cosa mi serve sta cosa? Ti posso portare da qualche parte così? Posso fare questo? Mi basta fare questo, non devo fare altro? Mi sono incasinato io pensando al verde, ma non c'è assolutamente bisogno? Potrebbe essere. Molto probabile. Ma che figo! Potrebbe League of Legends? Non penso perché non mi fa impazzire. Ah! Non è quello che volevo fare. Di nuovo. Andiamo a psicognomo la foto. Psicognomo, ti mando la foto che vuoi quando avrò un'occasione di staccare la telecamera da dove è impostata adesso. Perché se la stacco è un casino, puoi rimetterla nella posizione giusta. E quindi per il momento no. Poi ti arriverà, te lo assicuro. Tempo al tempo. Fuck, l'ho mancato di nuovo. Set noises. Eccoci qua. Abbiamo un blocco giallo. Perché continua a cadere? Ho un blocco giallo e non ho paura di utilizzarlo. Perfetto. Ah, qua devo portarlo? Perfetto. Se non perdevo il blocco, ce l'avremmo fatta. Che palle, continua a caderci dentro. Basta caderci dentro. Ecco qua. Dai, dai, dai. Ok. Credo ne serva più di uno. No, non ne serve più di uno. Ah, bastava questo? Overwatch, non lo so. Mi ispira bene, però non sono un tipo da FPS. Ora devo tornare indietro. Devo tornare indietro. Non sono sicurissimo di dove sia indietro. Però devo tornare indietro. Hai mai giocato un FPS? Certo, ne ho giocato un sacco. Infatti dico che non mi piacciono perché li ho giocati. So del perché non mi piacciono. Non è che non mi piacciono a caso. C'è un'entrata da queste parti? Dov'è l'entrata? Era più in alto?
Appena l'altra è entrata? Era da queste parti qua, no? Era di sicuro sulla torre, ma non mi ricordo a che livello è della torre. Perché non la trovo. È questa? No. Sotto? No, non è qua. Non so dove è entrata. Fatemi levare questo effetto qua. Cerco di ritrovarlo un secondo e poi la torniamo indietro con il blocco. Stardew Valley mi piace come gioco, però non lo porto più sul canale proprio perché l'ho finito. Perché non mi sembra nemmeno che metto la gravità. Non so se mi ricordo male io. No, non mi sembra nemmeno che metto la gravità, quindi dovrebbe essere all'incirca quelle posizioni lì. Più in basso. In basso dove? Ho invertito la gravità, non me lo ricordo. Scusa, eh. A me non sembra proprio. Però posso provare. Non può essere qua. Almeno non credo sia qua. Eravamo sul giallo. Il giallo è... sì, il giallo è di qua. E dove cazzo è? Il giallo è questo. O arancione, quello che è. Due colori troppo simili. Dove cazzo è l'entrata? Scusa, eh. Si è chiuso il passaggio per sbaglio? Non mi torna, non mi torna, non mi torna. Non mi torna. Mi sono perso qua, ma non... cioè, non ci sono troppi posti da controllare, quindi non capisco perché non riesco a trovare il posto giusto. Cosa sto sbagliando? Là? Là? Sto cercando l'entrata di prima. Sto cercando dove sono entrato in questa zona qua del livello. È lì! Ok, trovata. Trovata, 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 trovata. E che cazzo? È in un punto a random. Ecco perché non la trovavo. È tipo su una parete a caso con una scala nascosta. Ecco perché non la vedevo. Ok. Lì o là, là. Come faccio a caderci sopra ora? Non posso cambiare gravità con lui in mano.
Fuck! Ah, ok, 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 ok. Resetta. E si rifà. Per il momento non ho un programma a settimana, no. È un po' quello che voglio fare sul momento. Qua, perfetto. Ok. Come faccio ad arrivare là in alto ora? Uno di questi passaggi mi permette di arrivare là in cima? Sì, qua. Perfetto. No. Perfetto, un cazzo. Ah, forse. Ah, no, no, giusto, giusto, giusto. Giusto, giusto, giusto. Devo girare qua intorno. Non ti staccare, ti prego. Se ti perdo poi devo rifare tutto. Yeah, boy. Mamma mia, quanto ci ho messo. Era una cosa stupidissima. Ah. Era una cosa di uno stupido incredibile. Mi sono perso nel nulla. Esiste una fine di Animal Crossing New Horizons? Tecnicamente sì, è quando arriva... Non te lo dico, casomai non lo sai. Però tecnicamente sì, compaiono i titoli di coda. Figo! Figo! Credo che questo fosse l'arancione, allora. La scorsa volta era il giallo, ma questo qua è l'arancione. Quindi succo di frutta? Succo d'arancia? La scorsa volta pipì, questa volta succo d'arancia? Cubo LGBT, dai! Cubo LGBT! Sì, questo qua è arancione, quello vecchio era giallo. Infatti non so stronzo io, mi ricordo. Aranciata. Nice. Però possiamo fare questo. Questa sarà la fine del gioco oppure siamo ancora distantissimi? Io direi che non siamo lontani ma neanche vicini. Animal Crossing Horizon come Minecraft, alla fine ma il gioco dopo continua, sì, praticamente sì. Ok, altri puzzle, altri puzzle. Non abbiamo finito, non abbiamo finito. C'è altra roba. C'è altra roba. Abbiamo tre a disposizione? Abbiamo tre a disposizione. Allora, cosa dobbiamo fare qua? Quindi a metà? Direi che siamo nel quarto del gioco. Ma direi in questo modo. O il quinto sesto. Non è un termine super tecnico, però vabbè. Ah. No. Ah, qua devo portarlo, ok. Non avevo visto qualcosa. Aspetti un plot twist finale? No, non mi aspetto nulla da Superliminal. Perché in Superliminal non... c'era già qualcosa di partenza, qua invece no. E c'erano eventi strani durante Superliminal. L'albero mi serve tanto per camminarci sopra? Yep. Sembra di sì. Serve solo per camminarci stropa stranamente.
Ok. Subliminal era mind blowing. La finale di Subliminal mi è piaciuto tantissimo. C'era la parte horror che non la capivo e non mi piaceva, però poi era tutto contestualizzato, era una cosa pazzesca Subliminal. Fighissimo come gioco. Che figo che quella lì era la zona su cui camminavamo prima. Non lo ricordo più. È tempo allora di andare a recuperare le live su YouTube che ho caricato su Gavria Live di Subliminal. Troppo spam oggi. Iscrivetevi. Hey, voi che state guardando live su YouTube, iscrivetevi. Ma c'è l'albero. Ce n'è un altro? No. Ne abbiamo tre. Che ci servono? Dove bisogna portare l'energia della Gatorade blu? Qua sopra. Ok, come la porto qua su l'energia della Gatorade blu? Qua? No, questo qua non fa nulla. Andiamo avanti. Cade là. Là dov'è? Seguiamolo un secondo. Cade qua. Scegniamo. Grazie, donazione da 2 euro. Ma lo shop esce al day one di PS5? Purtroppo no. Mi piacerebbe trovare il tempo di fare anche roba del genere, ma per il momento è davvero impossibile fare nient'altro che video e live per ora. Un peccato, perché mi piacerebbe pure lavorare anche ad altre cose. Però è giusto così per il momento. Per il momento è così. Lo shop cos'è? È lo shop di Chop. Che cazzo faccio a farlo salire là sopra? E qua cade all'infinito, no? Ah, qua cade qua! Oh, qua cade qua! Questo mi aiuta? Eh sì che mi aiuta! Eh sì che mi aiuta! Credo. No! No, non ci arriva! No, non ci arriva! Col cazzo che mi aiuta allora! Se ci arrivava avremmo fatto! Fuck! Shit! Questo gioco mi intrippa tantissimo, è molto carino. No, qua non ci arriva. Come faccio allora? Perché l'unico metodo sarebbe questo. Facciamoli respawnare tutti qua. Tutto per sicurezza. Allora, tabula rasa, reiniziamo. Che consiste il gioco? Risolvere puzzle dove devi attivare, aprire porte, attivare switch, interruttori, roba simile, sfruttando la gravità strana e tutto quello che ti offre il gioco. Perché ad esempio posso fare questo, cambiare la gravità e ora posso camminare sulla parete. Tutto è un pavimento tecnicamente. Grazie Giovez.
questa musica strana di sottofondo. Qua non posso arrivare dall'alto perché non ci sono spazi per farlo succedere. La scalinata lunghissima serve a qualcosa? Secondo me no. È da dove siamo entrati. Mi sono incazzato nel bordo, non riesco a salire sopra. Ah, vedi, sono sulla luce invece di essere sul passaggio. Non ho idea al momento attuale, non mi funziona il cervello forse. Mi è intanto iniziare con l'idea che questa qua è un'idea di merda. Penso di sì. Qua non arriva, cazzo. Mi sono bloccato su questo. Pensate che cosa fosse la soluzione, invece niente. Nello shop immagino tu ci metterai film, magliette, eccetera. Ma hai generalmente qualche idea? Ho idee, ma... in realtà sono pieno di idee, però non ho tempo di fare nulla riguardo. E non vedo nient'altro con cui posso interagire. Posso tanto fare roba nella sezione blu, mi sembra. Paradossalmente il gioco è diventato più difficile quando non posso più modificare la gravità. Stranamente è così. Stranamente adesso non possiamo più modificare la gravità e avere una prospettiva super complessa del tutto. Mi sono bloccato. Per uscire di chop mi sa che sarebbe molto difficile da fare. Se andassi direttamente indietro. Cioè, il fatto è che posso fare questo, ma non mi risolve un cazzo. Forse no, questo mi risolve qualcosa. No, perché non posso fare nulla a riguardo. Non cambia niente anche se lo sposto. Se lo metto sopra, sul bordo. Ovviamente no. Questo è un buco nella mappa? Eh? Non è un buco nella mappa. È un passaggio fatto apposta. Scusa, che mi serve questo passaggio allora? Solo per muoversi veloce? Comunque l'acqua qua in mezzo non posso farla passare. Questa è una cosa ovvia. Mi serve soltanto per resettare la zona più in fretta. Però faccio cadere l'acqua. Non posso, perché nell'istante in cui cambio gravità l'acqua si ferma e non posso più interagire neanche con i blocchi blu. Qua dove cazzo finiva? Qua, ma qua non va bene. Lo posso anche fare così tecnicamente, ma non porta nulla di buono.
Dove dovresti portare l'acqua? Devo portare l'acqua là. Qua in mezzo. Cioè, da questa situazione qua mi servirebbero ancora due blocchi per poter fare altro. Ma ne abbiamo zero. Cioè, la mia soluzione mentale attuale mi servono 5 blocchi, ne abbiamo 3. Mi manca qualcosa di evidente che ci risolve il tutto. Magari perché c'è un altro albero. Ma non trovo nessun altro albero da fatica far crescere. Cioè, non vedo nessuna zona. Trovato. Dov'è? Allora. C'è arrivato. Che cazzo ne so io che c'è un passaggio segreto che non conosco? Non l'avevo visto. Non è che ci sono arrivato. Ho scoperto la soluzione. Mi mancava la soluzione. Si è pure passato a fianco diverse volte. Non ha un'estetica differente. Guarda tutto il resto, il passaggio dimensionale. Non so comunque come portarcela qua la roba. Però almeno sappiamo che c'è qua. Ah sì, no, è facile. È facile, è facile. È lo stesso di prima, no, un altro. A meno che non sono stronzo, è un altro. No, è lo stesso. Ah, questo non era ancora mai successo. Almeno non mi era mai reso conto di una cosa simile. Ah no, 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 no. Sono stronzo io e basta. Scusate gente, sono stronzo io. Big news, sono stronzo io. È facile, mai detto che questa zona qua è facile. Ho mancato. Ah, era quello più là. Mamma mia, sono stronzo. Possono creare paradossi? No, non mi sembra. Potresti fare il flauto stupido? Che bello il gioco, cheat. Il gioco è bello, sono io stronzo. Solo perché sono stronzo non è che il gioco è brutto. Non funziona così. Jovez. Corretto. Un attimo, un secondo. Devo segnarmi una cosa. Perfetto. Allora, ora siamo sul rosso. È un looping. Oh mio Dio, questo è un loop super stretto. Questo è un loop super vicino tra una zona e l'altra. Strano. Ok. Aspetta. Ah. Il loop là dietro è più stretto rispetto a qua davanti. Il loop qua dietro è strettissimo. Lì davanti è più largo. Ok. L'importante è esserne sicuri. Il giallo che direzione è? Questa qua? Questa qua. Cosa devo fare con chi? Questo lo attivo come?
Là. Là ce lo devo mettere. Ok. Là. Huh. Ok. Possiamo provare. Come faccio ad andare là lanciandomi? No? Sì. No! 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 Ush! 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 Wow! No, loop sbagliato. Fuck. Loop sbagliato. Devo andare di sinistra per forza. Nell'altra direzione per forza. Ricreiamolo. Questo gioco c'è per PC. C'è Epic Games. Arriverà pure su Steam in futuro. E credo Switch già adesso. Credo, non ne sono sicurissimo. Vedete che se guardo in mezzo a questo portale qua cambia lo sfondo, eh? Infatti, questo qua è un portale. Porca cavacca, che strano. Ok. Che trippa il cervello. È tutto così il gioco, per questo mi piace. È interessante. Qua credo che forse abbiamo già finito. Non mi sembra ci sia molto altro. Dobbiamo soltanto portare il blocco rosso là in fondo, sì. E possiamo andare alla prossima zona. Ok, questo è stato molto più facile rispetto a quello di prima. Paradossalmente. Perché sembra più complesso, però non lo è. Almeno per me non l'è stato. Ah. Huh. Ok. Capisci, aggiunge sempre qualcosa di nuovo mettendo le meccaniche iniziali, impressionante. È quello che devi fare con un puzzle. Un buon puzzle fa così. Non introduce sempre costantemente nuove meccaniche, ma continua a iterare su quelle vecchie. È una scala infinita? No. No. Non è una scala infinita. Cioè tecnicamente sì, è infinita. Però non era un loop stretto, era un loop lungo. Devo trovare l'albero. Mi serve qualcosa per interagire qua, no? Oppure devo soltanto cambiare la posizione di quello, del blocco grande. Il blocco grande è quello? Ma il blocco grande? Blocco grande. C'è di nuovo il tetris scala 101. Credo che sì. Dov'è il blocco grande? L'ho perso. Ho perso un mega blocco. Sto contento a salire scala, ma non lo vedo più. L'ho visto una sola volta. Qua da dove sono entrato, ok. Là c'è quello. Che sembra uno degli interruttori, ma gigante. Non so se ci devo fare qualcosa. Eccolo di nuovo qua. Allora, hai per caso su di te un collegamento di corrente elettrica, quello che è? La risposta è sì. La risposta è sì. Io però mi manca comunque a me il blocco base.
È la soluzione giusta? Oh shit. Qua è corretto. Mi manca però il blocco base. Cioè qua abbiamo fatto tecnicamente. Mi manca il blocco rosso. Dove cazzo lo trovo? Perché ci sono, l'ho risolto. Dov'è il blocco rosso? Là. Trovato. Non avevo visto l'albero rosso. Se voi l'avevate visto, buon per voi. Non l'avevo proprio visto. Toh. Qua era difficile tanto capire la prospettiva del tutto. Tagli. Fatto anche lui. Si va avanti, va avanti. C'è sempre più nebbia strana. Questo fumo nero particolare. Non so se anche questo gioco qua ha tipo un tema strano come ce l'aveva Gris. Gris non mi aveva fatto impazzire perché non era troppo criptico per i miei gusti. Anche qua se c'è un tema è troppo criptico perché non ho ancora tirato fuori nulla dal gioco. Però non credo. Non mi sembra almeno il tipo di gioco da fare una cosa del genere. Almeno per il momento non mi sembra tale. Là ci devo portare un blocco rosso. Immagino che tu mi servirai, quindi ti prendo. Vai. È l'oscurità che prima o poi ti divorerà. Beh, non è un tema. Ah. Ah. Abbiamo unito due alberi, abbiamo il doppio colore ora. The fuck, ok. Ok, non me l'aspettavo. Hanno cambiato tutto colore. No, non ha cambiato tutto colore. Questo è chiuso perché non va più bene in quella direzione lì. Qua c'è un blocco blu. Ok. Primo albero bicolor. No, abbiamo già avuto l'albero bicolor. Non è il primo. Mi servono entrambi i colori attivi. Ok. Bello questo zucchero filato. Mi servono entrambi i colori attivi. Quindi si fa così. Questo si apre. Era tutto? Abbiamo risolto? Mi aspettavo ci fosse altro. Mi sa che abbiamo finito qua. Ok. Era molto semplice questo qua. Non c'era nulla di strano. A meno che adesso non fa un loop lunghissimo. Non c'era nulla di strano. Come fai tipo a non perderti? Non ti perdi mai perché è... Torni sempre allo stesso punto involontariamente. Quindi non ti perdi mai, ti assicuro. Ok, questo mi sembra complesso. Abbiamo acqua, abbiamo blocchi giganti, abbiamo alberi. Devo incastrare i blocchi per fare in modo che creino un ponte per portare l'acqua fino in fondo. Oh shit. Ok. Io spingerei. Ah, sì. Devo spingere in qua. E poi devo cambiare la gravità verso. No. Devo. Non è il respiro del personaggio, è un
Sono l'oscurità nelle nostre orecchie che fanno rumore. Al momento sono sospesi nel vuoto, quindi non va bene. E fin qua ci siamo. Se io cambio la gravità in qua. Sono stato solo 10 minuti e ora non ci capisco niente del gioco. No, non è stato aggiunto nulla di nuovo, dai. Ci siamo. Se hai visto tutto il resto sai anche come funziona questo. Ok. Ah, così. Perché si è bloccato lì? Per l'acqua? Si è bloccato lì per l'acqua. Ma certo. Perché l'acqua era solida in quel momento, certo. Non ci avevo pensato. Nah, fanculo. Devo far cadere l'acqua qua. Poi invertirla, ma in questa direzione qua. E tecnicamente servirebbe l'altro blocco più in qua, ma non è fattibile come cosa, perché non puoi proprio farlo. Cosa posso fare con questo blocco qua, che non ho idea per il momento? Posso... Posso... Tecnicamente credo di poter fare così ora. Infatti. E ora lui è spostato così. Che non cambia nulla in realtà, non è una cosa positiva. Però volevo testare. E il blocco sta cadendo all'infinito. Che figata, il blocco cade all'infinito. Ah no, va bene. Va bene. Vabbè, non dovremmo aver già risolto. Ah. Sì, abbiamo già fatto. Ok. Non aspettavo più complesso. Non aspettavo più complesso, onestamente. Perché avendo visto pure quei blocchi lì incasinati, che potevi metterlo pure in mezzo all'aria con... l'acqua che la fermi nel tempo e roba simile, potrebbe diventare infinitamente complesso. Per fortuna non è stato così. Se no ci sarei stato 2 ore. C'è ancora benissimo tempo di poter fare una cosa del genere, però ci sono. È stato ripetere lo stesso processo 2 volte. In realtà non cambia molto. Dove sto andando? Sto ripetendo la zona all'infinito oppure no? No, non credo. No, infatti. Ma stiamo andando avanti con i puzzle. Abbiamo finito tutta quella zona centrale con i templi e roba simile. Ora stiamo andando avanti con i puzzle. Porca vacca, questo è un casino. Dei blocchi, però vabbè. Ok. Non so che sta facendo, mi porta dietro un blocco, perché non sa mai. Qua l'acqua cade qua sopra la luce. E devo portare l'elettricità là sopra.
qua sopra. Oh shit, non volevo cadere qua. Qua sopra? Oh. Qua sopra che è? Ma è bloccato da tutto? Come faccio a portare qualcosa là sopra quando è bloccato da tutto? Abbiamo quei blocchi là, abbiamo quei blocchi là. Non penso bastino, ma abbiamo quei blocchi là. Il blocco giallo-verde secondo me è nel punto giusto. È caduto, vabbè. Non cambia niente. Il blocco giallo-verde secondo me è caduto nel punto giusto. Quello arancione viola però quell'arancione viola però quello lo posso muovere? Cazzo è? Ah, abbiamo un altro blocco. Ok, ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Ci sono. Allora. Quello cade. Perfetto. Dove cade? Deve cadere in un punto in cui mi sta fuori dalle balle. Qua mi sta fuori dalle balle? Relativamente sì, credo. Credo di sì. Ora qua. Lui cade. Ma cade all'infinito. Perché non ha nulla su cui fermarsi. Il che è un problema, ovviamente. Però lui mi serve come ponte per allungare il blocco giallo-arancione. Giallo-viola. Arancione-viola. Per portarlo poi all'acqua. Quindi forse lo fai così. Ecco qua. Sto dicendo, dove cade? Da qua. Ok. L'acqua deve arrivare là. Deve arrivare là. Quindi gravità sbagliata. Dov'è il rosso? Ah, siamo sul rosso. Perfetto, risolto. Ci siamo. Date un pochino di concentrazione, però dovevo starci dietro, se no non risolvavamo nulla. Rimanevamo qua bloccati perché questo era un po' complesso. Dovremmo aver risolto ora. Il blocco non ti schiaccia, ti si blocca in testa e te puoi ignorarlo. Abbiamo risolto. Non era facilissimo, però ci siamo. Ah. Avevamo tre blocchi, no? Sì. Ah, infatti.
Ne avevamo tre, che cazzo. Questo l'ho sbagliato. Questo non sono riuscito a seguirlo. Era un po' strano, infatti, era difficile da capire proprio perché facevo confusione pure io nel vedere cosa era dove. Quindi ci sta che se non hai capito benissimo cosa ho fatto. E questo gioco là non si può morire. Ah, perché non hai visto morti. Credo che poi abbiamo risolto, eh. Potrebbe non essere così, però a me mi verrebbe da dire di sì. No? Oh, no. Un cazzo di nulla, l'abbiamo risolto un cazzo. Come cazzo? Eh? Non ci arriva? Come non ci arriva? Looking bad, Gravier. Mi sembrava di un ovvio che ci arrivasse? Come faccio a farli guadagnare dello spazio in avanti? Ah, ok, ci sono. Forse non è la fine del mondo. Forse non è la fine del mondo. Fatemi vedere un secondo meglio. Forse in realtà l'ho semplicemente messo in un ordine leggermente sbagliato. Bastava riposizionarli un secondo. Sì, ok. Via. Dove cade? Non importa. Facciamo così. Scusa. Ah, devo spostarlo di qua. Ecco qua. Addio. E ora te. Te vai giù. E ora rosso, dov'è il rosso? Rosso è qua. Ok. Fighe. Posso spostarlo lui o succede un casino? Non lo so. Perfetto. Ora. Tac e tac. E non so più dove è l'altro cubo giallo, quindi bisogna vado a recuperare di nuovo. Anche se non sono sicuro di riuscire a scegliere quello corretto. Non so se questo qua è quello giusto. L'altro l'ho perso, non so dov'è. Sbagliato, perfetto. Quindi non è quello vicino, è quello lontano, no? Ok. Ora ci sono. Dai. Ora l'abbiamo risolto, ora l'abbiamo risolto. Ve lo prometto, ora ci siamo. Ho fatto un piccolo singhiozzo prima, un piccolo colpo di tosse, ma ora ci siamo. Dai. Oh, visto? Visto? Ci sono. Era perché era in un ordine sbagliato. Volevo mettere uno in modo che si incassasse con l'altro e avesse un pochino di spazio in più. Mancava proprio un minimo spostamento dei blocchi. Quanti ce ne sono ancora di puzzle qua? Cioè, appunto, davo per scontato che fossimo relativamente vicino alla fine dopo che eravamo. Abbiamo fatto i 6 templi. No? Oh.
7 ore, boy. Ma 7 ore in un gioco puzzle dipende da quanto è veloce la persona a giocare il gioco puzzle. Non so se io sono estremamente lento o estremamente veloce, dipende. Dipende. Ma posso dire Liquid Good. Ok. Lui. Cosa vuole questo? Vuole acqua. Vuole acqua. Ah, qua vuole l'acqua. Ok. Buon sapersi. Mi servono due blocchi. Un blocco. Un blocco mi sembra poco. No. Ah, che cazzo. È un blocco, è poco. Posso farlo cadere da là sopra? Là posso portare dell'altra acqua. Come faccio a portare qua dell'acqua? Ogni isola ha uno spazio per un altro albero? Ogni isola ha uno spazio per un altro albero, ok. Mi servono 4 blocchi in totale, quindi. C'è un altro spazio. E là c'è un altro spazio, ok. Come faccio a portare dell'acqua sopra un'altra isola? Scusa, ma non mi torna comunque. Anche se prendo lui, no? Non cambia un cazzo, no? E se faccio così? Allora. Che di base, per creare un altro albero mi serve almeno un frutto, un blocco per crearlo, ma io ne ho solo uno. Io ho solo un blocco, quindi come? Sì, sì, la cosa del gioco. Abbiamo solo un blocco. E quindi? Sei sicuro? Boh. Per il momento non ne vedo altri. Per caso arriva là in automatico dell'acqua? Ah, ok, 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 allora va bene, va bene. Oh. Lui me ne dà due, perfetto. Infatti dicevo, non può funzionare un singolo blocco. Ah, ci arriva in automatico, risolto. Ora, con un singolo altro blocco, devo portare l'acqua là, ok, ok. To. Immagino il speedrun di questo gioco. Sai cosa vedere una speedrun di questo gioco? Perché immagino, oltre a bug possibili che immagino ci saranno,
probabilmente fanno le cose nel metodo più efficiente possibile. Sarebbe curioso vedere quale è. Qua? Oh, no, 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 no. Non ha molto senso per un puzzle che non sia già come risolverli. Ovviamente, però è... Puoi fare speedrun di tutto, non c'è un limite. Si glitch ovviamente. Ok. Risolto. Potrebbe pure fare un altro metodo tecnicamente, però questo qua è il metodo inteso, almeno mi sembra di vedere. Cioè, abbiamo talmente tanti blocchi che secondo me si può fare in mille modi diversi, però questo va bene. Forse una speedrun potresti farlo con il metodo più veloce. Però qua questo qua passa, attiva, crea lui, spara il raggio laser contro quello che gira intorno. Sopra o sotto, dipende dai punti di vista. Ah, quello non l'avevo visto prima. Là? È là? È là. È sopra? Ecco qua. No! Eh? Ah, perché ho fermato l'acqua. Non devo cambiare la gravità. E se mi sta riaccendendo tutto perché ho fermato l'acqua. Ha senso, ha senso. Infatti, avevo fermato l'acqua, non devo cambiare la gravità. Ci siamo. Era l'ultimo. Speedrun finita. Tempo. Non credo, però maybe. Finito. Football LGBT. Siamo? Wow. Wow. Quanto mi fa stanno sempre sta cosa?
Non lo so, è una cosa che ho già visto fare in altri videogiochi, ma ogni volta che la vedo mi fa impazzire. Non lo so, mi piace. Ah, così vuoto? Non può non essere la fine, dai! Che figo sto effetto! Ti trasportavano tra un punto e l'altro.
figo. Apprezzato molto come gioco. Quanto è stata lunga la mia speedrun? 5 ore? Ma un po' di meno. Oh! Quattro giorni. Cosa rispondi per il fine video? Non sapete a questa roba qua, quella che cerco sempre di fare nei video, ma non sono in grado di fare una roba così figa, ovviamente. So se vi guardate anche l'estetica di Speedrun Bingo, che un po' riprende questo. Con una roba frattale e loop infiniti di specchi. Molto bello, l'ho apprezzato. Semplice ma molto bello, è quello che mi aspettavo. Semplice. Semplice un cazzo, però semplice in quel senso lì. Svolgeva il suo ruolo da puzzle, è rimasto un puzzle e rimaneva in quello. Non era come Super Liminal, che poi c'era pure la morale dietro, che era fighissima. Ci ho messo pochissimo per finirlo. Era un gioco di 5 ore, sto detto. Ci sono degli extra per cui ci puoi giocare un altro paio di orette, però non sono una cosa che penso andremo a fare in live. Il gioco aveva detto qualcuno che era di 5 ore veramente. Non so se è vero, però. Perché a 2000 di Q. Ci abbiamo messo a 4 ore all'incirca, poco più di 4 ore. Panaccione? Luca Panaccione riceve la localizzazione italiana, grazie. Ha fatto tanto i menu, però. Buon lavoro comunque. Stixen. Non era Francobotte, era Roccobotte. Chissà se c'è boot in questo gioco. Non c'è boot in questo gioco. Non è di Microsoft. Joshua Boggs. Tanya Short. Non è la più alta. Genova Chen. Final Fantasy 7. Fatto con Unity. Non mi ricordo cosa era fatto Super Liminal. Unreal Engine. Ho scritto male Genova. 2019. È uscito così tanto tempo fa? Ah sì, certo. Mi sono uscito tipo ottobre-novembre dell'anno scorso. Bello, mi è piaciuto molto, sono contento di averlo giocato. Non credo che sia ai livelli di Super Liminal. Proprio perché Super Liminal mi ha sconvolto, non mi aspettavo per nulla un finale del genere, roba simile. Però l'ho apprezzato davvero molto anche questo qua. Puzzle differenti, non so se ho preferito questi qua o quelli di Super Liminal. Erano più complessi questi, penso. Quelli di Super Liminal erano più un po' automatici, sotto alcuni punti di vista. The Witness non ho ancora mai giocato, non posso dirtelo. In testa quello che ho visto è strano, ma non credo strano come questi due. Da quel poco che so. Dici che è più bello di Witness? No, proveremo The Witness in futuro. Perché io ce l'ho come gioco, però è lungo da giocare in live. Non è come questi qua che sono 4 o 5 ore. Super Liminal era 2 e mezza, 3, quindi è anche di meno. The Witness è molto difficile, lo so. L'hai detto, ma di Witness ne parlo da un sacco di tempo che voglio giocarlo come gioco. Solo che è sempre difficile decidere come, proprio perché tutti ne parlano come un gioco super complesso. Super Liminal aveva più lore, quindi i puzzle diventavano secondari, certo. Questo qua invece non c'era nessuna parte di lore, era più che altro appunto puzzle. Puzzle, ecco, l'unico problema di questo gioco qua che ci posso trovare è che i puzzle mi sembravano organizzati in un ordine sparso, tra virgolette. Perché non era da il livello più facile, il livello più difficile. Alcune volte era livello facile, livello difficilissimo, livello medio, livello facile, livello difficile, livello medio, livello difficile, livello medio, livello facile, 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 difficile. Non era mai una curva della difficoltà sensata. Era un po' più un sali, scendi, che per un gioco puzzle è un po' strano. Mi sono perso il finale. Ti consiglio di guardarti la scena finale, perché
Non è nulla, però è bella. Nel suo nulla è bellissimo. Come ha detto che porterà pato fiorito. Non credo mai detto di portare pato fiorito. Se vi autoconvincete che ho detto una cosa, non è colpa mia se poi non la faccio. Però è molto bello. Cosa succede qua? Perché funziona così? Che senso ha? Oh. Si era incasinato tra le due modalità. Adesso ha più senso. Perché puoi fare o così o con il cursore. Però che motivo sta funzionando entrambi? Vabbè. Prossimo gioco puzzle è The Witness, hai promesso. No, non ho detto nulla del genere. Sì che l'hai detto. Io non penso proprio, però il fatto che lo porto non l'ho detto quando lo porto, quindi aspetta. Tanto Natale con Gavre sta arrivando e poi non avrai più scuse per non portare fatto fiorito. Ma lo hai almeno? The Witness? Sì, The Witness c'ho. L'avevo comprato tipo a 5 euro su Steam anni fa. Tipo 2018-2019. Anni, però un po' di tempo fa. Westerman, è arrivato Westerman? Ti sei perso il gioco, abbiamo finito. E appunto, come avevo detto, visto che comunque devo finire di fare il video per domani, oggi finiamo presto, perché anche abbiamo finito il gioco, quindi non faccio molto altro. È un gioco coi cubi, quindi riporta Minecraft, l'hai promesso, ah no. Mi manca l'aria di teore. Ma non c'è una da tipo 2 giorni. Ma stai calmo. Molto bello. Non l'ho apprezzato davvero un sacco come gioco. Sto pensando adesso cos'altro portare, perché di giochi indie che vorrei anche provare c'è A Short Hike, Spiritfarer. Ma Spiritfarer mi sembra lungo, quindi questo mi preoccupa, perché non voglio starci troppo a lungo. Però A Short Hike mi sembra un gioco carino. Ce ne sono anche altri, ma adesso non vengo sulla punta. Cioè non vengo su on the spot. Dimmi almeno che gioco era. Era Manifold Garden. È lungo Spiritfarer, eh. Hollow Knight lo porto al massimo. Ah, Spiritfarer lo sto portando anche. Ah, sì, abbiamo fatto il raid, me lo ricordo. Hollow Knight. Se lo porto, non credo di portarlo in live. Lo porterei in video, ma non so quando avrei tempo di farlo in video. Anche il DLC di Hollow Knight. Ma se li porto li porterei in video. In live non vi verrebbe da giocare un Metroidvania. Proprio perché un Metroidvania non... La cosa principale per me del godimento, soprattutto di Hollow Knight, è l'esplorazione. E se in Silksong qualcuno mi arriva e mi dice: "Uè, guarda che là dietro c'è un segreto", per me mi rovina il gioco. Quindi non potrei giocarlo in live. Però a quel punto lo dovrei portare in video. Però è difficile da organizzare in video un gioco del genere. Però non lo so. Ci sto pensando da un po' di tempo. Vi faccio vedere una cosa figa a tema Hollow Knight, giusto per concludere la live. World of Goo non l'ho ancora giocato. Il Wanderer's Journal di Hollow Knight. È molto figo. Che è strano, perché è una cosa molto molto particolare. È un libro scritto da lui. È un libro scritto da lui. O lei. Elina De Crono Chronicler. È appunto una persona, un insetto nel mondo di Hollow Knight. Dove l'hai preso? Su Fangamer. Se non sbaglio, sì, su Fangamer. È appunto una persona, un insetto nel mondo di Hollow Knight, che esplora Hollow Nest e che scrive quello che scopre. È tutta lore, quindi, certo, è tutta lore, ma dal punto di vista di un insetto. E il libro e quello che scrive prende piede 2 secondi prima che il cavaliere entra in Hollow Nest. Quindi non è al 100% preciso, perché ipoteticamente, appunto, dal punto di vista di una persona che abita a Hollow Nest, quindi non è un narratore onnisciente che sa tutto. Però è un libro molto carino che
approfondisce mostri e altro, con pure disegni molto carini e roba simile, che te ne parla, ti parla delle ambientazioni, ti parla dei personaggi che incontra e roba simile. È molto figo. Appunto, se portassi una serie di Hollow Knight, in realtà sarei preparato, perché la lore di Hollow Knight la conosco abbastanza bene. Non sono un esperto, ovviamente, come è certa gente, tipo Mossbag, è famoso per farci video su YouTube della lore di Hollow Knight. Però sono cose che, se me le leggo bene e me le imparo bene, potrei parlarne mentre faccio video. E potrei fare un walkthrough, tra virgolette, di Hollow Knight, il primo, dove appunto parlo anche un pochino della lore, di quello che riguarda la creazione del mondo, un po' di creazione delle cose e cose simili, mentre faccio forse una perfect run. Questa è la mia idea attuale per un'ipotetica serie di Hollow Knight, però comunque è da organizzare bene, perché poi dovrei anche pensare bene a quale area faccio in quale ordine per dare il più senso possibile al gioco e tutto. Quindi è un'idea, però se la faccio ci vuole del tempo dietro. È fighissimo, però è molto figo. Perché a quel punto la fare abbastanza completo, apposta per essere preparato per Silksong, e poi Silksong sarebbe una blind run a differenza di Hollow Knight base. Perché Hollow Knight base l'ho già giocato, lo conosco bene. È per questo che sono anche preoccupato, perché non posso farci una blind run di Hollow Knight base. Cioè devi fare apposta qualcosa di più complesso. E se faccio qualcosa di più complesso, ci faccio una serie dove gioco tutto il gioco, a quel punto la faccio completa, dove parlo anche della lore, tecnicamente. Però è tosta. Perché non è il gioco più semplice. Alla fine l'ordine delle aree in cui andare è quello. Quello quale? Perché non c'è un ordine preciso. Forse posso cercare di utilizzare quello del libro, però non c'è un ordine preciso. È un metroidvania, può andare dove cazzo ti pare. Mi ho fatto la mia ragazza settimana scorsa l'artbook gigantesco di Sekiro. Non mi fa venire voglia. È una meraviglia, ci sono bozzetti unici di cui potevo... vedevo lo scultore con la vecchio Sekiro. Sospettavo wink wink. Contate la descrizione art di tutti gli oggetti, nemici, armi e bracci presenti nel gioco. Non mi fa venire voglia, che a me quelle cose lì, gli artbook a me mi fanno una gola mostruosa. Io mi sto appunto forzando tantissimo di non prendere troppa roba del genere, perché adesso ho preso tipo quello lì di Hollow Knight per un'ipotetica serie futura. Prendilo. Sì, ma costa tipo 40 euro, costa un sacco. Sono appena tornato come mai in Just Chatting, perché abbiamo finito il gioco. Dopo ti mando qualche immagine. Non so se dirti di non farlo, perché mi avrebbe voglia di prenderlo. Nei prossimi giorni potrei Horizon o God of War? Non ancora, penso. Tra l'altro, se dobbiamo iniziare a giocare... Esatto. Vi faccio la domanda adesso. Se dobbiamo recuperarci esclusive PlayStation in preparazione, tra virgolette, della PS5 e dei giochi che usciranno nel prossimo periodo, che sarà Miles Morales, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, con cosa vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare con Marvel Spider-Man per PS4, perché è quello con il gioco più prossimo? Oppure che cazzo se ne frega, facciamo con l'intera serie di God of War Horizon 1? Voi cosa pensereste? Io sarei dalla parte di Spider-Man. Anche a voi mi sembra Spider-Man abbastanza. God of War... Vi dico, li facciamo tutti, Li facciamo tutti, la mia idea attuale li facciamo tutti. Però God of War, attenti. Tra l'altro. God of War... Metti a fuoco. God of War, non iniziamo con questo. God of War iniziamo per l'1 per PS2. Ve l'ho avviso subito. Iniziamo con God of War 1 per PS2, poi 2, 3. Vi diciamo se fa anche i spin-off e poi passiamo a quelli per PS4 e 5. Quindi non sarebbe veloce tecnicamente. Quindi sarebbe meglio fare prima Spider-Man, a quel punto fai Spider-Man. Ma te sei scemo? Mi piace l'idea, sono giocato il primo God of War, quello per PSP. A questo punto me ne recupero tutti perché sono fighi. Non mi piace l'idea di giocare God of War, la nuova serie, senza conoscere la vecchia. Se no mi perdo anche reference e cose che non conosco, non mi piace. Voglio scoprire tutta la storia, sì, esatto. Tanto sono giochi belli. Cioè non è che andiamo a giocare giochi di merda, che proprio mi devo sforzare per giocarli.
God of War 2 è considerato uno dei migliori giochi per PS2 di sempre, quindi non è una merda. Però appunto, se vi voglio recuperare tutta la serie, io credo che inizierei con Spider-Man. Fa un sondaggio sul gruppo? Fa un sondaggio sul gruppo, ci sta, però voglio chiedere pure in video. Tipo nel prossimo video di Reddit potrei chiederlo. Ti prendi l'Arium, che è l'unica cosa che vale tutta la trilogia vecchia. Come l'unica cosa che vale? Per God of War abbiamo tempo. Esatto, questo è quello che dico io. Io inizierei da Spider-Man perché God of War abbiamo più tempo e Spider-Man c'è più prossimo. Non lo so. Quando si uscirà a giocare Hollow Knight Silksong? Certo, ne ho parlato prima. Scusa se ti sei perso, però ho parlato di un parecchio roba a tema Hollow Knight 2 secondi fa. Mi sa che si fa di Spider-Man, però chiedo comunque per sicurezza. Anche per far sapere alla gente che appunto voglio fare sta cosa. Perché se lo giochiamo, li giochiamo tutti in live, eh. Perché in video è tosta. In video non posso fare 100 serie da un'ora per video. Parere su Balam Wonderworld? Non so che sia. Doki Doki l'ho già giocato, non sarebbe molto interessante vederlo in live o in video. Non so neanche se c'è in italiano. Però l'ho già giocato, quindi non ci sarebbe sorpresa. Volendo puoi fare una serie da 100 ore. Sì, posso fare un singolo video dove gioco tutto Spider-Man per... e caricarlo sul canale, tipo un video da 35 ore. Non mi fai impazzire l'idea, però si potrebbe fare. Non lo faccio. Non lo faccio, ovviamente. Quando fai God of War parti dal 2 che è un capolavoro. No, parto dall'1. Anche se ho già giocato l'1, parto dall'1 comunque. Ora se ne esce quest'anno? No, non esce l'anno. Esce... non so se hanno dato una data. Però credo almeno 2021. 2020 no, di sicuro. Perché dal 2, boh. È un gioco di Square che è stato presentato allo State of Play, mi pare. Balam Wonderworld. È quello che c'aveva un nome non completo? Questo qua! Ah, sì! Non mi ispira. Mi piace le animazioni e lo stile del gioco, ma la grafica all'interno del gioco mi sembra un pochino brutta. Se ne sento parlare super bene lo gioco, però fino ad allora non mi ispira troppo. Per chi non lo sapesse è questo qua. Era nella Nintendo Direct Mini dell'altro giorno. Questo qua. Vabbè, mi sto dilungando troppo, in realtà devo chiudere la live. Scusate, devo tagliare corto tecnicamente. Vogliamo fare un raid a qualcuno? Sembri sempre un messicano, grazie. Lo so che Spider-Man esce a novembre, esce il 19 novembre. Lo so. Nemory Allen, Nemory Allen, va bene, mi convince sempre psicognomo con Nemory Allen. Raccomandatissimo da psicognomo. Mi ricordo di fare... come sempre. E per il resto vado a finire di editare il video di Super Mario 64 poi domani. È il mio sorriso che ti convince, certo. E anche per tenerti a bada perché non ti mando la foto. Buonanotte!